Voi avete mai giocato a Skyrim? Ecco, se non ci avete mai giocato, dovete sapere che nel gioco esiste una fazione chiamata Confraternita Oscura, che ha fra i membri un essere che ha l'aspetto da rettile, un argoniano come viene chiamato nel gioco. Il nome di questo essere è Visara. In una missione della Confraternita Oscura ti viene ordinato di uccidere Vittoria Vici durante il suo matrimonio. Quando arrivano le guardie per fermarti, giunge Visara per darti una mano e consentirti di scappare. Bene, allora, nel mio caso, quell'argoniano mangiapolvere che dice di essere una squama dell'ombra, invece di attaccare le guardie, si mise a colpire violentemente le mura della cazzo di città nella quale ci trovavamo. Immaginate la mia delusione nel vedere questo assassino esperto prendersela con la pietra levigata di una città mentre le guardie lo stavano ammazzando. Ecco, stranamente ho provato la stessa sensazione quando ho visto questi episodi. Episodio 9. Ci tocca beccarci un riassunto della storia di Non è Nerone, che si scopre essere effettivamente Nerone. La storia, a grandi linee, è accurata, anche se vi sono due o tre cosucce che non sono esatte. Tipo, Nerone non aveva le tette. Nerone non si è tagliato la gola da solo, ma è stato aiutato da un servo e non ci mise così tanto a morire. Santa Madonna. Ma la morale di questa storia è che noi tutti dobbiamo piangere per Nerone, perché Nerone non ha fatto nulla di male, anche se tecnicamente è uno dei peggiori tiranni che abbiano mai comandato e controllato completamente Roma, ma è una questione di opinioni. Però, se proprio dobbiamo tirar fuori delle nostre opinioni personali, personalmente io preferisco Cesare. Rani 7 è ancora viva. Scusate un attimo. Pronto? Coglione, il suo nome è Rani 8, non Rani 7. Non capisci una sega. Rani 8? Rani 8? Ma che cazzo stai dicendo? Non è possibile che sia... Oh no. Oh no, ma che palle! Non era Rani 7, era Rani 8! Oh, Dio, odio sbagliare i nomi dei personaggi carini. Riprendiamo la nostra... recensione. Rani 8 è ancora viva. Kurakishina Miyakuno e Nerone. Rani se ne va e lascia i due imbecilli da soli in modo che possano discutere un po'. Kishinami è un insieme di cadaveri, ricordiamocelo. E Nerone crede che questo non conti perché l'importante non è ciò che siamo fuori, ma ciò che siamo dentro. In poche parole è questo quello che voleva dire. Ma la scena ha allungato leggermente il dialogo per renderlo più noioso. Parlando di noia, Nerone rivela a Kishinami di essere Nerone, ma Kishinami lo sapeva già che era Nerone, quindi non ha senso rivelare che è Nerone, perché lui lo sa già, e probabilmente tutti i fan di Fate lo sanno già, questo che hanno deciso di guardare Last Encore, quindi che sprecare questi preziosi 3 minuti per una cagata del gen... Oh, ho capito, così lei può usare il suo Nobel Phantasm... No, non ho capito. Da quando le due cose sono correlate? Mi sono perso qualcosa? Cioè, almeno da quello che io ricordo, Arthur non ha mai dovuto dire «Ehi, io sono Arthur Pendragon, quindi adesso posso usare Excalibur, sai?» Non ha senso! Nerone affronta Bruce Lee e usa il suo privilegio imperiale per imparare lo stile di combattimento del suo avversario. Ok, cosa? Fermi tutti! Nerone che fa arti marziali è al limite del ridicolo, sul serio! Posso almeno vedere il Nobel Phantasm invece di queste cagate? E poi, perché non ci ha pensato prima di fare una cosa simile? Perché sfruttare il privilegio imperiale solo ora? Che minchia di senso ha? Nerone usa il suo Nobel Phantasm ed uccide Bruce Lee, ovviamente. Kishinami combatte contro l'altro emo ed entrambi sfruttano le loro brutte facce per farsi il culo a vicenda. Combattono in aria, sotto la pioggia, proprio come in Matrix Revolution. Kishinami vince ed uccide l'emo. Scappa con Nerone al livello successivo. Rani 8 muore di nuovo. Povera Rani. Episodio 10. Il quinto livello è una merda. No, scusate, non volevo dire questo. In realtà volevo dire che l'episodio 10 è una merda. Io ho due scelte. Posso essere professionale e recensire l'episodio a pezzi, oppure posso essere una testa di merda e riassumerlo in, vediamo, 8 parole. Scommettete? Ok, ora ve lo riassumo. La guerra del Santo Graal è una cagata. Ora ve lo spiego. Per prima cosa, l'intero livello è colmo di ghiaccio ed è invaso da cloni di Rani e Rin che si combattono continuamente e si uccidono senza sosta. Rin con l'aspetto di Lancer, per qualche ragione di merda, e Rani con l'aspetto di Berserker. Kishinami e Nerone scappano dalla battaglia e vi è ancora quella cazzo di corsa da Naruto. Io bestemmio, io giuro che bestemmio, cazzo! Lo faccio, Santa Madonna Cisalpina! Comunque, i due idioti incontrano Rin che li conduce in questa sorta di cupola dove al suo interno vi sono i corpi di Rin e Rani, le vere Rin e Rani, che sono in una sorta di coma o roba del genere. Prima avrei un appunto da fare. In questo episodio ci viene detto che sono al sesto livello invece che al quinto livello ed io ancora non capisco il perché. Nel secondo episodio Shinji ci dice di essere il sindaco del primo livello, ma se il suo è il primo livello, allora, se la matematica non mi sta inculando, quello di Robin è il secondo, quello di Alice è il terzo, quello dell'emo è il quarto e questo è il quinto. Ma se non è così, allora vuol dire che il primo livello era il livello del primo episodio, quello dell'inizio. Ma io pensavo che si trattasse di una sorta di anticamera o roba del genere. Sapete cosa? Non ci sto. Dunque,
A quanto pare, Siarin Kerani sono state implementate nel sistema del quinto livello, come una sorta di cuore, e hanno iniziato a produrre tramite i loro sogni dei cloni di loro stesse che combattono all'infinito. Nessun problema. È leggermente confuso, ma non c'è nessun problema. Tutto questo è, si scopre, al solo scopo di stabilire chi fra i due è degna di vincere, anche se Seraph ha già deciso, per qualche strana inculata del destino, che loro saranno eternamente in parità. Quindi tocca a Kishinami scegliere chi è fra le due che deve vincere. Ok, va bene. Posso chiedere un minutino di pausa? Uno solo, un minutino di pausa, un piccolo minutino, proprio veloce, veloce. Il mio cervello sta fumando. Sono un maledetto treno a vapore in questo momento qui. Mi spiegate che senso ha questo? Perché deve essere un altro master a decidere chi fra le due deve vincere? Perché non lo fa Seraph? E poi, ancora, davvero mi vuoi far credere che un sistema super mega ultra iper avanzato come Seraph non riesce a stabilire chi fra le due merita di salire? Perché lasciare questa responsabilità ad un master? Che senso ha? Kishinami sceglie Rin. Rani 8 muore per la terza volta in questa fottuta serie di merda. Eccola, la sentite, la sentite. Ecco quella delusione che stavo aspettando. Sapete che cosa sono stati questi due episodi? Una semplice ma traumatizzante delusione. Nell'episodio 9 abbiamo la conferma che tutta la serie è un'enorme sega su Nerone. Coloro che guardano questa serie sono stati presi per il culo perché la sua stessa esistenza ruota attorno alla mera presenza di Nerone e basta. E la storia? La storia di chi? Di Kishinami Akuno? Mi prendete per il culo? Quella definite una storia? Lui non ha una storia, non ha neanche una psicologia. Si tratta di un personaggio d'argilla animato con il culo che esiste solo per fare il master di Nerone. Che minchiata, che schifezze. Non è possibile dire che quel coglione con la faccia da culo è un personaggio che si evolve. Rimane sempre lo stesso tronchetto di legno, argilla e merda, che è sempre guidato dall'odio, dalla rabbia o da quel cazzo che vuole lui. Nell'episodio 10 invece, ve l'ho già detto, semplicemente viene a dimostrarsi il fatto che l'intera guerra del Santo Graal è una minchiata. Sembra più un videogioco, perché questa guerra non ha un cazzo di senso. Tutto viene giustificato con un "oh beh, sai, il sistema è danneggiato". Oh, ma vaffanculo, questa serie è danneggiata, mica Seraph. Seraph è una bazzecola, sembra una minaccia, ma in realtà la vera minaccia è questa trama. Santa Maddalena, ci mancano ancora 3 episodi.